Ricordavo un po' di anni fa come l'Arlecchino del Rock, quando calcavo i palcoscenici italiani con una casacca di Arlecchino, i capelli tirati tutti in su, con la lacca, cotonati, dipinti, ossigenati, col trucco, una specie di pagliaccio di Leoncavallo, un personaggio da opera. Adesso sono passati parecchi anni e io continuo a fare musica come ho sempre continuato in tutti questi anni. E adesso, come tutti, si cambia, sono cambiato anch'io, spero in meglio, un attimino più tranquillizzante. È passato davanti a voi. Il cavallo di battaglia, ecco, qual è stata la La canzone? canzone che mi ha portato più successo, più fortuna, è stata quella Rock and Roll Robot e Tanz Bambolina. Tanz Bambolina, ma più rock and roll robot, ero robot, bambolina, eccetera. Poi ho scritto Serenella, poi ho partecipato al Festival di Sanremo nell'84, ho fatto la bottega del caffè e poi ho cominciato a girare tantissimo in giro per l'Italia, nelle feste di piazza, come tantissimi altri cantanti. E sto scrivendo anche un libro che si chiama Paese di Festa, che racconta queste mie esperienze viste con una chiave poetica, surreale. E ho appena realizzato un nuovo CD che si chiama Altra Musica e due ne ho realizzati, uno nuovo che si chiama Altra Musica e un altro si chiama Arlecchino Elettronico, che è una raccolta dei successi delle canzoni che chi mi ha seguito conosce già. E sono Serenella, Arlecchino educato dalla Rock and Roll Robot, Tanz Bambolina, Quando è Carnevale, gli eroi della televisione, maccheroni elettronici e così via. Questa sera sono qui, come ogni anno, ormai è una tradizione, una festa organizzata dal signor Viola e sono a Trapalmi e Seminara a Barrettieri. È stata una bellissima serata, molto piacevole. Spero che quando il mio prossimo CD uscirà, l'ho finito di registrare questa settimana, ne spedirò sicuramente delle copie al signor Viola e ve lo farà ascoltare. Spero che vi piaccia. Benissimo, a questo punto è giusto perché ci troviamo qui questa sera grazie al comitato di Barrettieri. Vogliamo una alla volta il presidente del comitato e tutto il comitato essere qua, signor Celi Giovanni e poi naturalmente tutte qua. Ecco, sì, grazie. Anzi, ecco, come ti sei trovato bene, puoi dare il... Sì, sono addirittura. Lui è venuto a prendermi in automobile a Villa San Giovanni, per cui dal treno, perché sono arrivato. Ho la macchina rotta, sono arrivato in treno. È Allora, stato molto piacevole. I fuochi sono stati bellissimi, fantastici. vogliamo dare il microfono un po' a... Ma niente, noi ringraziamo qua il signor Viola che ci ha permesso di portare qua in piazza il signor Camerini qua e niente, spero in ogni caso di aver fatto fare bella figura al nostro paese portando qui Alberto Camerini come dicevo prima e col nostro sacrificio sperando sempre di aver fatto quello che era giusto fare per il nostro paese e niente, il prossimo anno sperando sempre di fare migliore di quest'anno. Come hanno contribuito a eseguire questa festa? Celi Francesco, il qui presente Celi Giovanni, Erio Carmelo, Panuccio Giuseppe, Celi Vincenzo e Melara che è alla camera lì che ci sta riprendendo un po' a tutti. Va bene, con questo ringrazio a tutti e una bellissima serata e un buon viaggio per Alberto Camerini e un felice ritorno a casa. Volete dire qualcosa di personale? Grazie a tutti allora, anche a nome Ecco, prima di finire praticamente ringrazio al cameraman, quindi praticamente che ci ha ripreso le sue meravigliose immagini e ti volevo dire come vuoi ringraziare il tuo pubblico meraviglioso che va su queste emittenti televiola, che domani ti seguono vedendo questo filmato. Ma vorrei ringraziarli di tutto cuore e sperare di divertire, di interessare con delle canzoni anche intelligenti, perché sono cantautore, quindi ho sempre cercato di sforzarmi di realizzare delle canzoni brillanti, comiche. Non sono un Latin lover, per cui non posso cantare solo canzoni d'amore. Amo le canzoni d'amore. Spero che l'estate
gli vada bene a tutti, sia piacevole, sia un'estate prima di tutto di salute e che l'ozono non vi rovini l'abbronzatura. Spero che il rientro al lavoro sia felice e sereno per tutti. E posso aggiungere anche una battuta comica? Che l'Inter vinca il campionato di calcio quest'anno, perché sono interista. Innamorati, innamorati. Certo. Innamoratissimi. Volevo dire anche il signor Malara, se vuole venire un attimino, no? È timido. Allora Antoine, non è bene, allora un saluto anche per Antoine. Quello che manda i canzoni di Alberto Camerini degli anni 60 pure tutti, quindi. Sì. Un ringraziamento al comitato che ci ha dato fiducia di scegliere un artista meraviglioso, una serata bellissima. Allora, a risentirci alla prossima volta. Eh? Alla prossima volta, arrivederci. Ciao. Io ti volevo là pure.